Ciao a tutti ragazzi, eccoci in un nuovo video, nuovo format, le Yayo letture. Come avevo spiegato in qualche video fa, mi sarebbe piaciuto molto praticamente fare dei video, delle letture, di recuperi che faccio, perché altrimenti non riesco magari mai a dirvi cosa ne penso. Qualcuno mi scrive: ma che ne pensi di quell'album lì di Nathan Never, eccetera eccetera. Allora io ho deciso di fare, avevo detto con cadenza quindicenale, ma insomma vediamo quanta roba ho da portare. Se ho 5 robe, non è che faccio, diciamo, solo un video per 5 robe, aspetto che sia un po' più numeroso. Qui c'è un pochino di roba che ve l'ho deciso di portarvela. Non vedete Nathan Never perché purtroppo, a parte quel grande recupero che ho fatto, per andare avanti mi mancano 4 albi che sto aspettando da più di un mese dalla Sergio Bonelli editore, che ho preso nel loro shop ufficiale. Vediamo se entro metà febbraio arriveranno. Comunque nel frattempo da leggere ne ho, quindi insomma non è un problema. Arriviamo subito all'inizio con i Ken Park, che vedete che sono la parte più numerosa. Come sapete li ho recuperati tutti e li sto leggendo, sono arrivato al 32. Gli altri li ho già sistemati sopra, vi porto, diciamo, le letture che ho fatto più recenti, dal 20 al 32. Allora, Storie d'armi e di imbrogli, bellissimo, 20. 21, Il giudizio di Dio, anche molto bello. Poi abbiamo il 22, Un giorno in cui bruciò Chattanooga. 23, La regina del Missouri. 24, Lassù nel Montana. Allora, io vorrei dire che praticamente le copertine, faccio l'ultima, sono spettacolari. Le copertine di Milazzo sono spettacolari. Poi abbiamo il 25 e il 26. Al 25, Lily il cacciatore, questa storia con il cane e Ken Parker, stupenda. E anche la 26, Pelle rossa, molto molto bella. Poi faccio un po' tipo elenco, poi spiego due. 27, C'era una volta. Poi abbiamo il 28, Il caso di Oliver Prince, molto molto bello questo qua, mi è piaciuto molto, anche tipo mezzo alla Jessica Fletcher. 29, Il magnifico pistolero, molto bello. Anche il 30, Casa dolce casa, perché un parco torna a casa dei genitori, molto molto bello. Poi il 31, le colline sacre, e il 32, Leggenda generale. Allora, avevo detto inizialmente, letti i primi 6 numeri, che non era tutto questo gran capolavoro e che i disegni non è che mi facevano impazzire. Allora, adesso che sono arrivato al 32, devo dire che è veramente veramente bello, anche, diciamo, sì, capolavoro, e che i disegni, ok, dove si seguono altri disegnatori a parte Milazzo, alcuni non mi fanno impazzire, ma sono sempre abbastanza dentro, insomma, sul pezzo della trama e la storia dell'album in questione. Non sono mai dei disegni molto fuori tema, secondo me. Ho cominciato anche di più ad apprezzare il tratto di Milazzo, che veramente con pochi, sembra veramente con 4 scarabocchi, ma vedi che poi tira fuori delle pistole o delle robe fatte dei 4 linee e un nero, che dici: ma com'è possibile che usciva fuori una pistola o un fucile? E gli sfondi ancora non è che mi fanno impazzire, ma è proprio una cara che fa Milazzo, ma è una caratteristica proprio, diciamo, credo sua e del genere di Ken Parker. Le storie mano a mano si fanno sempre più belle, alcune veramente sono bellissime. C'è sempre comunque una morale dietro le storie, anche a livello un po' pungente, magari alcune cose anche magari verso la società, che sono sempre attuali, non è dico la società degli anni 90, ma sono sempre attuali certe cose, certe, come si dice, polemiche o certe rivendicazioni e tutto quanto. E l'ultimo colletto è quello, appunto, del generale Custer,
questa copertina è fantastica e mi è piaciuto anche questo molto, e sto appunto riscoprendo anche con Storia del West, l'ultimo, il piacere di leggere una bella storia western, perché comunque susseguono varie letture. Adesso vi faccio vedere, tipo, ho letto anche questo, che ho recuperato sul cassi di fumetto di Repubblica Serioro, Il ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller, questo ho recuperato, mi sembra, a 2 euro, scartolato costa 20, alcune, come ho già detto, alcune pubblicazioni o alcune storie preferisco, se già so che non ci tengo così tanto, che le recupero, insomma, a prezzi più abbordabili, visto che prendo tanta roba. E ho visto che rispetto appunto a un Cavaliere Oscuro, che è molto impegnato per certi versi, molto cupo, molto maturo e tutto quanto, io a volte preferisco comunque delle storie molto leggere, molto dove c'è il classico eroe che alla fine vince sempre, dove più o meno si sa dove c'è il bene e il male, e non si so, quelle storie dove il bene e il male a volte si intrecciano troppo. Praticamente io voglio delle storie fuori da com'è la vita vera, perché se no come la vita vera, e sinceramente c'è pesante a volte la vita vera. Allora queste belle storie quest dove c'è sempre il nostro eroe che vince, sempre la bella di turno che si innamora, prima un po' le non dico, no, le schifavo, però le snobbavo. Invece adesso vedo che mi stanno a piacere, perché mi portano lontano da quello che è, insomma, la vita vera, che è tutta una schifezza per certi versi, capite il discorso. E quindi sto apprezzando molto molto questa serie, e di conseguenza mi sono approcciato a questo amico qui. Il numero uno ce l'avevo e me lo sono letto, mi è molto piaciuto i disegni qua fantasmagorici, e quindi continuerò anche, insomma, il recupero di Tex Willer, anche perché mi piace questo formato a 66 pagine, molto scorrevole, storie che comunque hanno una continuity, ma appunto non continuity a livello di Nathan Never o a livello di Dampi, insomma una continuity ma non così serrata, o se te perdi un nome non ci capisci più niente. E quindi anche questa è una lettura che veramente veramente mi è piaciuta molto, non pensavo, appunto per quel discorso lì. Poi, come ho detto, ho letto questo qui e devo dire che comunque l'ho trovato veramente veramente bello. I disegni ci stanno come sempre a questa storia, ma perché sono sempre azzeccati, non è proprio di mio gusto alcune tavole o come esprime certi concetti, anche se è, insomma, questo stile qui. La storia per certi versi l'ho trovata un po' pesantina, però molto bella. Veramente quando è uscito credo che ha rivoluzionato un po' il discorso del supereroe, credo che si sa, insomma, è risaputo. L'ho letto con piacere, sono letture, insomma, un po' tra virgolette per me impegnate, poi magari per qualcun altro sono solo fumetti, ma per me è un fumetto un po' impegnato rispetto ai miei standard, e quindi sinceramente se fosse stata tipo una serie non so se l'avevo presa, perché comincerebbe un po' pesantino per me, però l'ho trovato, insomma, interessante da leggere e mi è piaciuto soprattutto perché è, come dice, in stile un po' come potrei spiegare, non so come spiegare, per certi versi magari accuserete o mi insulterete un po', per certe vignette è un po' trash, un po' quell'America trash dove la gente va in piazza e vogliono tutti con Batman, poi no, non ce l'hanno, sempre quelle due fazioni che c'è molto la TV che influenza, che dà le notizie, queste robe qua. Però insomma sono stato molto contento di averlo letto. Poi ho recuperato Universo Alpha Generazione Futuro, che sto recuperando un po' gli Universo Alpha che mi interessavano, perché ho iniziato con una super offerta su un gruppo Facebook, io ho preso e poi ho finito un po' di prenderli.
E questo qua io avrei delle domande per la Sergio Paneditore, che sicuramente non mi ascolteranno. Perché avete interrotto? Cioè, perché avete interrotto una testata del genere? Bellissima. Adesso devo far vedere un po' più le tavole perché poi per Fritz mi ha detto che faccio vedere poco le tavole, non apro bene, allora devo aprire bene e farle vedere bene. Questa sinceramente era una serie bellissima che potevano continuare veramente veramente in grande stile. Disegni sono bellissimi, i disegni questi sono di Ivan Fiorelli, soggetto e sceneggiatura Stefano Vietti. Questo qui, come dice anche diciamo qui in seconda di copertina, vi consigliamo di recuperare i numeri 14, 19, 25 di Agenzia Alfa, che sono, diciamo, questo qui è la conclusione, se, che poi non è la conclusione, però c'è scritto anche, si può leggere anche da, come storia singola. Io era troppo bello, mi casava troppo e l'ho scelto di leggerlo anche senza che ho recuperato gli atti 3. Diciamo che finisce non finisce anche come Dipartimento 51 e non c'è una fine, perché qua praticamente finisce che loro, spoiler tanto, che loro prendono delle armature super fighe nuove e finisce là. Progetti sono stati mollati. Sinceramente, è un peccato perché cioè, okay, butti i soldi su adesso, ma buttali su questo. Perché cioè, è veramente, veramente figo. Combattimenti, azione, disegni stratosferici. Sembra quasi di vedere uno di quei cartoni, anime che fanno TV. Personaggi caratterizzati molto molto bene, veramente una sorpresa. E sinceramente veramente una sorpresa che non hanno continuato sto filone qua, perché questi sono filoni, secondo me, piccola critica a Sergio Bonelli, che ti portano anche ragazzi degli anime, ragazzi dei comics, perché comunque c'è uno stile un po' tra l'anime e il comics. Uno stile un po' diverso dal solito Sergio Bonelli. E per quanto riguarda anche la storia, l'ambientazione e i personaggi, è uno stile anche un po' diverso da Odessa e quindi è molto più fruibile da giovani che sono approcciati da altri mondi a farli venire. Veramente un peccato che non l'abbiano continuato, sinceramente. Poi un altro recupero di quelli a poco prezzo, recupero qualche classico, ho preso questo qui, Moebius. Allora, che dire di Moebius? Grandi disegni, veramente un gran disegnatore, ma io non sono tipo da Moebius, sinceramente. Io sono un lettore molto, molto basic per certi versi. Ecco, appunto, mi è piaciuto molto questo, che è completamente diverso da questo. Garage Ermetico, che dire, i disegni sono per certi versi spettacolari, ma la storia, sinceramente, a me, ma cioè sinceramente, proprio sinceramente, a metà volevo mollarlo. Mi sono, diciamo, impegnato con disciplina di leggerlo tutto e con attenzione, ma non mi è piaciuto, è tutto complicato, è tutto troppo strano per i miei gusti, sinceramente. Mi è piaciuto di più Arzak, questo qui, anche se non, diciamo, non ci so vignette, ma insomma era colori, disegni mi sono anche piaciuti molto, l'ho apprezzato un po' di più. E quest'altro, insomma, anche quest'altro non erano male, devo essere sincero, queste altre piccole racconti, piccole storie che ci sono dopo, però troppo strano, ecco, troppo strano sinceramente per me Moebius, troppo, troppo visionario, troppo io diciamo so più un po', so più per le cose lineari, facilotte da capire, quindi non fa per me, ecco, non fa per me. Però insomma ci tenevo a leggere qualcosina appunto per farmi un'idea. Ragazzi, questi qua erano le Yayo letture che ho fatto.
Vi diamo appuntamento alle prossime. Io ringrazio tutti i nuovi iscritti, tutti i vecchi, soprattutto. Mi raccomando, come al solito, iscrivetevi, mettete like, condividete, quello è un gran supporto per il canale. Vi ricordo la pagina Facebook e la pagina Instagram dei Nerd che trovate in descrizione. E niente, vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti.